della vittoria che interessa relativamente. Come non mi preoccupavo prima magari delle partite o della sconfitta contro l'Empoli o delle provopacche, perché questo è calcio d'agosto. Però è la crescita dei ragazzi che mi interessa, in particolar modo di quelli che anche gli ultimi arrivati, nello stesso tempo giocatori che hanno avuto meno possibilità, non hanno giocato in Coppa Italia, hanno dimostrato di avere assimilato quello che proviamo in settimana e la squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista. È normale che secondo me dobbiamo ancora lavorare e migliorare tantissimo ancora nei meccanismi, però c'è quella piccola crescita, mettiamo sul 10-15%, che a me fa veramente piacere e che stasera ho visto, e poi il fatto di aver portato a casa una vittoria convince di più e dà forza un po' al lavoro che facciamo durante la settimana. Sì, ha lavorato bene, anche presto anche per giudicarlo, però sono contentissimo, non avevo mai visto una partita vera, l'ho visto solo in allenamento e devo dire che ha avuto un ottimo impatto sulla gara, sia come continuità ma anche nella ricerca del gioco. Non sembrava che fosse arrivato l'altro ieri perché si è inserito bene subito nei meccanismi della squadra. Gennaro sta crescendo sotto il punto di vista fisico, il fatto che da ritiro non si è mai fermato, si è allenato sempre con grande continuità, e quello che mi piace più di lui, al di là di un discorso fisico, che ricerca quello che gli chiedo, e questo penso che sia la cosa più importante, che deve crederci e continuare a farlo, perché poi lo porta a crearsi delle situazioni importanti anche in zona gol. Noi andremo per giocare la partita, per cercare di passare il turno, sapendo che affrontiamo una squadra di Serie A con qualità sicuramente superiore alla nostra, che cercherà di fare la partita. Però la nostra mentalità, il nostro modo di affrontare le partite, come abbiamo fatto oggi col Bologna, di essere aggressivi, non deve cambiare assolutamente. La ricerca delle giocate, degli attaccanti che attaccano gli spazi e tutto quello che proviamo non va al di là dell'avversario che si affronta, perché noi dobbiamo avere una mentalità, che è quella di cercare di fermare la squadra avversaria. Sicuramente è un test molto probante. Chiaramente poi abbiamo incontrato un avversario che sarà lo stesso pari categoria della prima partita ufficiale nostra di Coppa Italia di sabato. Ho visto delle buone cose sicuramente, ho visto anche delle situazioni dove dobbiamo crescere e cercare di farlo abbastanza velocemente. Credo che i risultati mi fanno credere che non siamo una gara da partite amichevoli, ma sono assolutamente fiducioso che quando cominceranno le gare ufficiali la squadra sarà pronta. Sono stato molto bene, ho lasciato amici, comunque ho lasciato un ambiente che mi ha accolto molto bene, un ambiente con il quale abbiamo raccolto, credo, anche molte soddisfazioni. Ah, sicuramente una buona squadra, un ottimo allenatore, c'è l'ambiente solito, quindi credo che il Sassuolo abbia tutte le possibilità per ripetersi anche quest'anno. È stata una gara importante, sia per me che per la squadra, ci tenevamo molto a far bene perché comunque ci stiamo avvicinando al campionato e alla Coppa Italia di sabato, quindi ci tenevamo in particolar modo a far bene in questa partita. Diciamo, è duro assimilare le cose che chiede il mister, però piano piano con allenamenti duri ci stiamo riuscendo e diciamo che si stanno vedendo i risultati. Catania, sabato andremo a affrontare una squadra di Serie A, quindi sulla carta una squadra importante, una squadra vera. Ci prepareremo nel migliore dei modi a partire da domani e appunto ci penseremo. Vincere fa sempre bene, poi contro una squadra di Serie A penso che sia stata anche un'ottima prestazione, questo è positivo in vista della partita di sabato, dai, secondo me siamo in crescendo, quindi penso che possiamo solo che migliorare ancora. Penso che ce la giocheremo, adesso la parte di oggi dice tutto e niente, comunque loro sono venuti rimaneggiati, noi. Si sa che quando una squadra di categoria più bassa gioca contro una di categoria più alta, ce la mette tutta e cerca sempre di far meglio. Oggi è stato così, quindi dai, dobbiamo andare con questa determinazione, con questo atteggiamento, penso che possiamo far bene. Sto bene, dai, penso che, come dicevo prima, stiamo in crescendo, come oltre la squadra, anche i singoli, quindi penso che questa è la nota positiva, abbiamo fatto qualche amichevole così e così e il mister ce l'ha detto e siamo stati bravi adesso a cambiare volto. Io penso che nonostante qualche squadra abbia fatto colpi importanti, devono amalgamarsi bene, non è il campionato di Serie B, a volte non è facile come sembra per anche le squadre che avevano questi giocatori importanti. Noi siamo stati bravi a tenere la stessa squadra. Comunque dobbiamo cercare di far gruppo come stiamo facendo, ma alla fine i risultati penso che arrivano. Sono contento della prestazione mia, della squadra. E io devo recuperare un po' di condizione, visto che sono stato un po' infortunato, però sono contento, dai, è stata una bella prova che ci deve dare fiducia per le prossime partite. Ci vorrà sempre l'umiltà e prestazioni del genere per poter sperare in buone cose.